Ora, quando non c'è più Renzi non funziona niente, veramente un paese. Va bene. Quindi noi partiamo? Partiamo. Partiamo. Allora, buonasera intanto, buon pomeriggio, insomma. Come preferite, ci hanno detto state brevi, quindi dobbiamo correre velocemente. Io mi chiamo Luca Bottura, di mestiere non si è ancora capito cosa faccio, però diciamo in linea di massima mi occupo anche tra le varie cose di fare lo scemotto radiofonico, scrivo cose satiriche e poi teoricamente ho il tesserino in tasca di questa invece reporter che ho qua di fianco. Chi ha una vaga idea di chi sia io? Vediamo un po'. Perfetto. Chi è venuto qui perché pensava che Bottura fosse il cuoco? Vediamo un attimo. Perfetto, ok. Molto bene. Gli altri, chiedo scusa, sopportatemi, farò domande molto banali, però per fortuna la protagonista è Barbara Schiavulli. Cosa abbiamo dietro? Fotografia? Non ci sono io, mamma, come sono brutto. Siamo qui per presentare questo libro che ha scritto Barbara. Vuoi farti proprio una cosa alla Maria De Filippi, cioè presentarti tu stessa? Vuoi che dica qualcosa io? Come preferisci? Ma io sarei curiosa di sentire te, però ho anche un po' paura, a dire la verità. Questo è vero, quindi parla tu e io poi magari commento, ecco. Allora, Barbara Schiavulli, 23 anni. Sei assunto. Vabbè. Sangue misto. Attento a non sbagliare. Sangue misto, io dico sangue misto, sei metà padana e metà, no, caraibica, non ce la posso fare. E autrice di questo meraviglioso libro, ma aggiungi qualcosa tu, così i nostri amici qua sanno di cosa stiamo parlando. Direi 20 anni in zone di guerra, Medio Oriente, Centrasia e partendo appunto da questo libro, una trentina di viaggi in Afghanistan, 15 anni di copertura. Uno dei miei posti preferiti, ogni volta che lo dico qualcuno strabuzza gli occhi. Però c'è chi preferisce Miami, chi Kabul, diciamo, sono due modi di vedere la vita, no? Quindi, tra l'altro io sono arrivato in ritardo perché non trovavo il posto, pensate alla differenza proprio, no? Quindi questa è una donna che normalmente appunto guarda prende. Guarda che c'è chi dice che non mi hanno mai rapito perché non ho mai fatto due volte la stessa strada, perché io mi perdo anche in una piazza. Quindi. Questo sarebbe anche possibile, ma non è vero, lo dici per sminuirti. Allora, il libro si intitola, dillo tu che io sbaglio la pronuncia. Bulletproof Diaries. Io avrei detto Bulletproof Diaries, ho aggiunto anche Shish perché ho studiato nella stessa scuola di Matteo Renzi. E di Alfano. Anche di Alfano, cortesemente The Wind, se vi spostate un attimo, grazie. Ed è una, come dire, hai scelto una forma di racconto mista, perché dentro c'è, diciamo, anche una parte di graphic novel, se vogliamo, che è dedicata a quelli come me che normalmente guardano le figure, e però c'è anche invece una parte più scritta, di racconto, di inchiesta, di approfondimento e così via, che riguarda un uomo che tutti quanti, credo, abbiamo conosciuto e amato negli anni, cioè Osama Bin Laden, giusto? Beh, il ritornello della storia degli ultimi 15 anni in Afghanistan è stata la caccia a Bin Laden, quindi per me comincia nel momento in cui cadono le Torri Gemelle ed è uno dei pochi eventi che tutti ricordano cosa stavano facendo in quel momento. È vero, è vero. Forse nella storia è uno dei rarissimi momenti, esatto. Perché per esempio la morte del Papa uno si ricorda? Dipende, no? Benedetto anche se muore non se ne ricorda nessuno. Non è ancora che... vivo. È ancora vivo? Ma dai, vuoi dire cose che non... Il villaggio globale a volte non è così veloce come si pensa. Tu dove eri l'11 settembre? Io ero in Calabria che facevo uno stage di salsa. Benissimo, grazie, la nostra presentazione si conclude qui, ci sentiamo, arrivederci. E così. No, però aspetta, ho visto un microfono prima che girava, mi farebbe piacere sapere se c'è qualcuno che si ricorda dove era l'11 settembre e però ha un vago senso, un interesse, ecco, vedo quello, ecco, perfetto. Io credo tutti. Vieni qua. Lei, perfetto, perché ha fatto sì sì con la testa, quindi adesso però devi stupire aveva tutti. Aveva due anni, adesso devi stupire tutti con un aneddoto interessantissimo, vai. Non era interessantissimo, ma dava il senso del periodo, perché mentre ero da sola in ufficio, la notizia siamo in guerra è stato il topic delle chat che giravano all'epoca su Mirk, IRC, quindi è molto così legato al mezzo di comunicazione. Perché uno dei primi casi in cui appunto la rete, se vogliamo, anche se erano... Per fortuna non c'era nessuno ancora che commentava su Facebook, pensa alla quantità di cazzate che ci sarebbero state immediatamente. Vuoi che aggiunga anche il mio per chi, come chi se ne frega, davvero io? Assolutamente, tutti vogliono sapere che cosa sarò brevissimo, che tra l'altro è una frase che mi si addice. E, io l'11 settembre ero al Teatro dell'Arte di Milano, dove stavamo preparando un programma con Fabio Fazio, che si chiamava Fab Show, e ce l'ho chiuso perché la sette era stata venduta dagli amici di Berlusconi. Quindi la sequenza fu questa, Fabio che entra nella stanza e dice ci hanno chiuso il programma, primo aereo,
accendiamo la TV, secondo aereo. Quindi abbiamo capito che il giorno dopo sui giornali si parlava d'altro e quindi che la nostra vicenda, diciamo, non sarebbe stata così interessante. Allora, io qui ho circa 58 domande, alcune delle quali anche in italiano. Però ecco, guarda, è successo anche a me, sì, col presidente afghano. Ne avevo preparate 18, ne ha risposte a 3 e io certo, farò uguale. Perché quello, il presidente afghano, tra l'altro, è un po' logorroico, diciamoci la verità. Che è rappresentato qua, peraltro. È rappresentato, ma parla lentamente. Parla lentamente. Poi c'è la traduzione, tra l'altro, quindi questo rende tutto un po' più complicato. Tra l'altro, come fai a supporre che io non parli la lingua? Ma figurati, io parlo correntemente afghano, che una gira, impara l'afghano, girerai Kandahar, credo che sia più o meno come tipo di... Ma ecco, tra l'altro hai avuto un bel rapporto, salto di palo in frasca, con le guardie del presidente afghano, se non sbaglio. Io, no? Ho sempre problemi con le autorità, guardie, poliziotti, ma dappertutto, certo. Che io sia in Israele, in Iraq o in Afghanistan, finisce sempre che bisticciamo. Io in italiano, in inglese, loro nell'altra lingua, ma alla fine vinco io. Cioè sei un po' la Clemente Mastella italiana, diciamo, no? Ma non esageriamo. Ti ricordi quella scena meravigliosa di Clemente Mastella che affronta la polizia a Bruxelles e dice: che cazzo fate, I am my wife, che è una frase straordinaria perché non lo facevano passare, così via. Va bene, adesso cerchiamo un po' di andare per ordine. Dunque, tu fai l'inviata di guerra, che è un mestiere... Che vuol dire che sono disoccupata. Esatto, questo è in Italia, diciamo, chiunque faccia il giornalista, diciamo, in questo periodo storico è disoccupato. Non solo è disoccupato, chiedo scusa, dirò qualche parolaccia ogni tanto, ma sta sui coglioni a tutti, perché il nostro è un mestiere, no, in cui sostanzialmente siamo un po' il bersaglio del primo che passa, soprattutto se aderisce a un movimento politico con un capo con la buffa acconciatura. Detto questo... Affanculo, siete morti. Sì, va bene. Perché inviata di guerra? Perché io lo so perché ho fatto il giornalista. La mia maestra, dopo un tema che avevo fatto sul terremoto del Friuli, disse: hai uno stile giornalistico, e fece questo danno. Avevo all'epoca 8 anni. Tu invece quando è che decidi? Adesso vado e vado in posti in cui rischio di crepare ogni 15 secondi. In realtà ho deciso che andrò da uno psicologo a 50 anni, quindi tra 20 anni. Esatto, brava. Grazie, ho imparato, vedi? Bravi voi che non avete riso, una cosa che fa piacere perché comunque è cordiale. Ci avete atteggiamento. No, io fin da piccola, già 12-13 anni, dicevo che volevo fare l'inviata di guerra. Il motivo però non me lo ricordo, e adesso neanche, a dire la verità. Questo è molto bello. Ecco, un'altra domanda importante, ma mi hai già risposto: pagano bene a fare l'inviata di guerra? Benissimo, gli altri però. No, devo dire, fino a qualche, prima della crisi, fino al 2008 ce la si cavava piuttosto bene. Un pezzo da queste zone che sono, insomma, comunque pericolose veniva pagato, quindi ci si campava. Adesso invece con la crisi, devo dire, si sono abbassati i compensi e non lo si può fare più questo mestiere. No, perché tra l'altro se vai da freelance vai a tue spese, che non è esattamente come andare a intervistare Antonio Razzi, ecco, diciamo. Ti faccio un esempio. Che paga lui, peraltro. Il taxi nel 2003 in Iraq, dall'aeroporto all'hotel Palestine, 20 minuti, costava $20. Nel 2006 lo stesso percorso, che era chiamata la strada della morte, costava $600. Che è comunque meno di Roma, tra l'altro. Quasi. Però venendo qui, che mi sono portato i libri, quindi avevo un trolley strapesante, il tassista di Roma mi fa: ma che hai fatto a pezzi il tuo fidanzato? E l'hai messo nel trolley. Sono simpatici, poi fanno il giro da Ovindoli per andare da Piazza Mazzini alla stazione, ma questo è un altro discorso di cui parleremo in un altro istante. Senti, ecco, perché sono quasi tutti freelance gli inviati di guerra in Italia? Cioè, perché i giornali italiani, per usare un giro di parole, se ne battono degli esteri? Io l'altro giorno abbiamo visto tutte queste immagini che venivano dalla Siria, che ovviamente hanno colpito tutti quanti, e ho preso, non so, La Verità di Belpietro, Libero di Feltri, qual era l'altro? Il Tempo di Roma, insomma, questi giornali... Stavamo parlando di giornali? No, sono giornali satirici, ma sono giornali... Tra l'altro io prendo sempre una copia del Tempo e la tengo sul cruscotto, appena il lavavetri si avvicina la vede e scappa, quindi non è che... Però ecco, questi giornali non avevano la notizia in prima pagina, cioè, e devo dire, facendo anche televisione, l'atteggiamento di chi si occupa di televisione, gli autori e così via, è quasi sempre: gli esteri non tirano, gli esteri non funzionano, chi se ne frega degli esteri? Perché secondo te? Invece, per quella che è la mia esperienza e soprattutto quello che vedo dalla gente quando le incontro, gli esteri interessano molto, le storie interessano molto. Anche perché non si può capire quello che succede qua quando c'è magari un attentato, quando ci sono dei grandi cambiamenti, se non conosci il contesto intorno. E quindi è importante che ci siano delle persone sul posto. È caro, è vero che il giornalismo esteri non vende anche perché spesso adesso con i prezzi abbassati in Italia non vince la qualità.
semmai vince più la quantità. Quindi se io chiedo tot per un pezzo, ma ce n'è uno sotto che magari neanche ci va sul posto e chiede un quarto, prendono un quarto invece di prendere, piuttosto fare un pezzo solo fatto come Dio comanda. E, per esempio, io giro con un fotografo che è qui, Riccardo Venturi, che è anche nel libro, tra l'altro, dove, ah, dopo ne parliamo, allora. Dove mi vendico anche un pochino, perché poi si creano queste amicizie nel tempo. E a me piace girare con un fotografo, cioè farlo come si deve. Io non posso fare anche le fotografie nel momento in cui scrivo, faccio le domande, cerco le cose. Se io voglio fare un pezzo, voglio che sia il miglior pezzo scritto con le migliori foto possibili, e io non le posso fare. Adesso ne vedrete qualcuna, questa è la casa, per esempio, non so se, di Bin Laden, nel cancello davanti, che io sono andata a suonare al campanello dicendo arrivavo ieri, erano 25 milioni di dollari, me lo compravo un giornale. Sono arrivata il giorno dopo, quando l'avevano già ammazzato. No, tempismo. E lui non ha risposto. Questa cosa... No. No, questo è il famoso compound, tra l'altro. Questo è il famoso compound. Adesso ci sei tu, però. Ecco, perché compound, tra l'altro? Abbiamo questa mania per gli anglicismi insopportabili. Era una palazzina. Una fattoria. Fattoria, sì. No? E sui giornali pakistani in quei giorni, perché noi abbiamo ricevuto la notizia il 3 maggio, il 2 maggio in realtà, e siamo partiti subito per il Pakistan con un'altra inviata della RAI, che tra un po' arriverà anche lei, che anche lei nel libro, ed è stata l'unica, credo, al mondo, arrivati sotto la casa di Bin Laden, è riuscita a farsi, eravamo 2000 giornalisti, a farsi fregare il telefonino dalla borsa. E quindi, insomma, credo possa vantare... raramente succede, avevamo preso il più ricercato al mondo e lei si è fatta fregare il telefonino della RAI, tra l'altro. Vabbè, allora chi se ne frega. Esatto. Senti, no, tornando indietro però, ecco, prima diciamo, tutti ci ricordiamo dove eravamo l'11 settembre, tu eri lì che ballavi la salsa, però accendi la TV e dici è stato Bin Laden, mentre noi normalmente dicevamo, boh, chissà che è stato, all'inizio si parlava addirittura di un incidente, poi ovviamente si è capito, mi ricordo il flash ancora di Televideo, aereo contro le Twin Towers. All'inizio non si capiva, almeno col primo aereo, se fosse o no un attentato, cosa che poi insomma abbiamo visto tutti. Perché lo sapevi? In realtà non ero sicura, però era una cosa, chi seguiva queste zone, il Medio Oriente e il Centrasia, la figura di Bin Laden non era ignota. Quindi nel momento, lui aveva già fatto grossi attentati negli anni precedenti, in quel momento ho detto così, sono tornata subito a Roma, ho richiesto il visto anche questa volta per il Pakistan e ci siamo fiondati, io, ma poi sono arrivati altri 1000 giornalisti da tutto il mondo, sul confine pakistano-afghano, perché c'erano i talebani e non si poteva entrare, quindi abbiamo dovuto aspettare finché io ho finito tutti i miei soldi, perché non cominciava la guerra, e io dicevo, prego, colpite a questo punto se dovete colpire, perché io devo tornare a casa, se no. Quindi stiamo capendo che l'inviato di guerra o è ricco di famiglia oppure... Oggi sicuramente, okay. Però se stai un mese e mezzo in un posto, ovviamente gli alberghi sono quelli dove stanno tutti gli inviati, quindi salgono di prezzo, devi avere un traduttore, devi avere una macchina per lavorare, ci sono dei costi fissi abbastanza alti, senza contare l'aereo. Ero ancora abbastanza giovane, tra virgolette, quindi era anche la mia prima, io avevo vissuto a Gerusalemme per 4 anni, era la mia esperienza forte, era lo scoppio di era la storia. E poi dopo invece, per fortuna, tra virgolette, siamo riusciti a entrare tra il 2002 e il 2003, dove poi ho conosciuto Riccardo, il fotografo, l'Afghanistan ce lo siamo riusciti a girare, perché i talebani sono scomparsi nel momento in cui sono arrivati gli americani, in realtà si erano solo tagliati la barba. Lui ha provato anche a vendermi a un talebano pur di salvarsi la vita, ma insomma... Ci sono delle amicizie strane. Ma sentiamo questa bellissima storia, se si può avere un microfono per cortesia, ce l'abbiamo. Nel libro la scrivi come battuta scherzosa, io non capisco mai quando scherzi, quando dici sul serio, a questo punto però siccome è diventata una cosa vera, sì. Sono curioso di capire. La verità è che eravamo in questo posto, era Tora Bora, eravamo a Tora Bora, dove appunto... Detto tra l'altro con un tono come per dire eravamo ad Assisi, ecco, più, no, vabbè, ma figurati, ma chi non è mai stato? Eravamo tranquillamente a Tora Bora, così alla caccia di Bin Laden, dove gli americani bombardavano in continuazione questa montagna alla ricerca di beccarlo in qualche caverna dove si è nascosto, e un bellissimo uomo talebano... Lo dici tu... Era bello che ti voleva prendere, quindi a me andava benissimo. Insisteva, dicevo, sei sicuro? Perché guarda, Barbara non è una persona proprio facilissima da gestire. Lui era convintissimo, ha detto, io la voglio assolutamente, la tua ragazza, dico no, assolutamente non è la mia ragazza. Sicuramente, quindi, proprio.
prendila tranquillamente, e mi sembrava anche un modo sincero per stringere un'alleanza con un mondo alieno, no? Cioè, certo. Ecco, era un ma modo, figura, un matrimonio notizia, è questo sempre, è altro, un matrimonio certo. È sempre un'unione, no? Serve ad ammorbidire un po'. Lei non ha accettato, non so per quale motivo. Per tutto questo ha pagato per i successivi 15 anni, ovviamente. Questo bel cameratismo tra colleghi, come nasce? No, e poi lui è quello che in altre situazioni, noi ci siamo visti in tanti altri posti, che mi diceva, ah, sappi, magari ci sparavano intorno e tutto, devo andare in bagno, se mi sparano mentre sono in bagno tu mi trascini fuori e mi metti per strada, perché non è bello che un fotografo di guerra muoia in bagno. Certo, ti sparo anche due colpi già che ci sono. Una carriera gloriosa, tra virgolette, carriera spesa a costruirsi un'identità importante come fotografo, che poi ucciso sulla tazza del gabinetto, so, è brutto, non, sì, è, non è edificante. Anche l'immagine che abbiamo di Bin Laden, tra l'altro preso in maniera non proprio, no? All'inizio si diceva è morto in battaglia, invece poi pare che insomma, sia stato... Era disarmato completamente. Esattamente, quindi diciamo che cozza un po' con la parte eroica. Però ecco, questo ti volevo chiedere, la parte eroica, cioè... è una cosa che in qualche modo percepisci, è la spinta, il fatto comunque di essere... Tu hai vinto il premio intitolato a Maria Grazia Cutuli, no? Se non sbaglio. Ecco, voi siete lì che fate l'amore con la morte sostanzialmente tutti i giorni. Questa parte quanto ti spinge? Quanto è in realtà il vero motore? In realtà non pensi mai veramente che ti possa succedere qualche cosa se no non lo faresti. Di fatto c'è un'adrenalina in certe situazioni molto forte, e poi dipende anche dal tipo di persona che sei, perché se fossi una persona tra virgolette normale in uno scontro a fuoco, uno piglia e se ne va. Beh, sì. La reazione è normale. Se sei un fotografo, tiri fuori la macchina fotografica e ti butti in mezzo, puoi fare il fotografo. Se sei un giornalista, tiri fuori il taccuino, ti metti di lato, perché insomma non c'è bisogno che io mi butti in mezzo, e lo racconti, puoi fare questo mestiere, però non lo sai finché non ti trovi in mezzo, perché puoi essere affascinato, puoi dire mi piacerebbe fare questo mestiere, ti ci devi trovare a contatto con tutte queste storie, che a volte sono difficili ascoltarli. I veri eroi sono le persone che raccontiamo, sono le persone normali che la guerra la subiscono, guerre che durano decenni. Quando il mio traduttore in Afghanistan, che lavora con me da anni, mi dice mia moglie è incinta, e io gli chiedo, lui ha più o meno adesso 30 anni, in Afghanistan ci sono guerre da 40 anni, vuol dire che ha vissuto tutta la sua vita in guerra. Anche se è un ragazzo che ha studiato, ha fatto tutto quello che doveva fare. Quando mi ha detto mia moglie è incinta, io gli ho detto Ashmat, com'è tua moglie? Lui mi ha risposto è grossa come un carro armato. Che spiega esattamente... Una bella storia d'amore, diciamo. Che... E quindi si volevano bene. Tanto nel libro tu racconti uno dei tuoi primi incontri con Barbara Righiero dell'ANSA, giusto? No? Esatto. A Ramalla, e anche lì insomma vi siete conosciuti mentre piovevano pallottole, se non sbaglio. Esatto, no? Lei tra l'altro veniva dalla Cina, era stata un po' buttata dall'ANSA a Ramalla, dove è tranquillo finché non succede qualche cosa, ovvero i palestinesi cominciano a lanciare sassi e gli israeliani dopo un po' si stufano e gli sparano. E noi eravamo in mezzo, quindi lei è arrivata, aveva un giubbotto, antiproiettile e tutto, però lei a un certo punto alza la testa e comincia a dire da dove sparano, alla sua un po' orientale maniera, abituata a 20 anni di Cina, e io l'ho trascinata giù, ho detto ma da dove arrivi, ma chi ti ha mandato qui? E da lì è nata in realtà una grande amicizia. Senti, ma invece la rivalità con i colleghi qual è? Cioè per una notizia si ucciderebbe, in realtà si lavora più facilmente in squadra, in team, cioè tu per un buco dato insomma a una collega, un collega, una notizia che non hanno, cosa sei disposta a rinunciare al rapporto personale, per dirne uno, oppure... No, io no, e in genere capita raramente. Oggi il grande scoop, i grandi scoop non ci sono neanche più veramente. Può essere per le televisioni che hanno ancora concorrenza tra di loro, ma la carta stampata, i quotidiani, i settimanali escono, io scrivevo per l'Espresso, esce una settimana dopo, figurati se io posso dare lo scoop a qualcuno. Scrivo per un quotidiano, ci sono gli altri quotidiani, alla fine le notizie si venivano a sapere. Il problema era qualche volta di qualche collega che magari sentiva le nostre storie a pranzo e poi le scriveva senza essere andato sul posto anche meglio di noi. Perché? Che parlare di Sallusti qui, mi sembra francamente, no scherzo, Sallusti credo che non si sia mosso, Sallusti è l'unico giornalista scenografato, ha il pannello del giornale dietro, lo spostano direttamente. Senti, a proposito di parole inglesi insopportabili, embedded è una forma di giornalismo dove tu sei con i militari.
Io non la disistimo come spesso accade, se tu racconti la guerra la racconti in tanti modi. Uno è stare in mezzo alla gente, uno è fare l'analista, uno è incontrare i politici, uno è anche raccontare i militanti o i militari. Ben conscio del fatto che ti raccontano tutti quello che vogliono loro, a partire dai soldati americani, a partire dai talebani, quindi finché tu vedi coi tuoi occhi puoi fare anche un minimo di filtro e di garanzia a quello che stai raccontando. Se invece tu ti prendi solo i comunicati, noi tra l'altro diventi presidente della RAI. No, era un esempio come un altro. Lo so, scusate, io purtroppo per la battuta perdo il lavoro, questa è un po' la mia, io non riesco, cioè chiedo scusa alla presidente. Vabbè, tu me le dici, me le suggerisci, tanto io non ce l'ho un lavoro. Tu, questo... no. Ripeto io. Quindi no, in realtà stai dicendo una cosa vera interessante, cioè anche stando diciamo nelle file in qualche modo ufficiali si può raccontare una verità sapendo che quella verità è una verità di parte. E che è un pezzo di verità, perché se sto raccontando i militari, racconto i militari, non posso andare coi militari e raccontare le elezioni in Afghanistan. Se vuoi raccontare le elezioni in Afghanistan devi andare in mezzo alla strada tra la gente, i candidati, tra le persone che vanno a votare. Molti colleghi, purtroppo, perché andare con i militari non costa, è gratis, vanno in base e poi da lì ti raccontano l'Afghanistan. Ma è come se vado dalla badante rumena di mia nonna e faccio un reportage sulla Romania. Non funziona così. Per quanto? No, tra l'altro devo dire, forse è veramente un parallelo forzato, quello che sto per fare è sbagliato, però io mi ricordo quando mi occupavo all'inizio della mia carriera anche di sport, le società ci portavano in giro e pagavano loro. Tu quando devi dare i voti delle pagelle comunque te lo ricordi che hanno pagato loro, quindi però tu la faresti in embedded se fosse necessario? No, io l'ho fatta diverse volte, ho fatto anche un libro sui militari, il penultimo libro sulle emozioni, però racconto loro che non è sbagliato. Ecco, a proposito, in questo libro invece racconti per certi versi invece la fragilità appunto degli americani sul posto. Quindi qualche volta, perché lì è molto facile, diciamo chi ha una formazione di sinistra banalmente divide buoni e cattivi molto facilmente, le vittime sono il popolo e i cattivi sono i militari, gli occupanti che esportano democrazia e per fare questo uccidono persone. È una cosa appunto che ti cambia la visuale, che ti porta a essere in qualche modo complice o comunque... Ma per me gli unici buoni sono le persone che la guerra la subiscono, tutto il resto è guerra, nel senso non ci sono buone ragioni. E soprattutto non funzionano oggi, guarda l'Afghanistan, guarda la Libia, guarda lo Yemen, il dramma è che ci sono delle guerre che non vengono neanche raccontate, di cui non si sa niente. Io spingo spesso sullo Yemen, posto che sono stata anche con Riccardo due volte, stanno bombardando i sauditi, stanno bombardando gli americani, in questo ultimo weekend hanno fatto 30 attacchi in Yemen e nessuno lo sta raccontando, ne hanno fatto 70 in un mese, che più di quanti che ne hanno fatti nel 2016. È una guerra che non si racconta, 8.000 morti in due anni, cioè non è normalissimo. Poi io capisco che vedi l'attentato in Siria e tutti i riflettori vanno sulla Siria, mi sta benissimo, bisogna accendere anche gli altri, bisogna parlare di Africa, bisogna parlare di Sud America, in Sud America del Perù che c'è stata un'alluvione, decine di morti. Politicamente sta succedendo di tutto in Sud America, ma questo l'Oriente, in Pakistan, ma su qualsiasi argomento ci sono tante storie che non vengono raccontate. Ma questo è così solo da noi? Cioè la BBC apre con le dichiarazioni di Alfano oppure... No, devo dire che una volta in Afghanistan su un giornale c'era una dichiarazione della Lega che parlava che voleva staccarsi la Padania, niente che io segua, devo dire la verità, però li aveva incuriositi molto agli afghani questa cosa. Agli afghani che si occupano di bossi, pensa che mondo meraviglioso, no? Tu sei lì con il tuo... Il trota, come sarà? È interessante. E un'altra volta, no, perché sai, in Afghanistan l'80% delle persone non sa né leggere né scrivere. Ma anche la Lega è uguale, non è che... Io cercavo un legame, capito? Il gemellaggio. Invece in Iraq diverse volte qualche politico mi ha chiesto, ma Berlusconi è sciita o sunnita? Perché ecco, questo è... A proposito, nel libro racconti che ti travestivi alternativamente da sciita e da sunnita. Così allora, in Iraq, ecco, volevo capire com'è, cioè che tipo di costume indossi, insomma. Questo.
Beh, adesso non so se è passata qualche foto, però tipo in Iraq, dove il grosso problema era il rapimento, perché le bombe, va bene, i razzi, va bene, lo scontro a fuoco, cioè questo è un problema di tutti, che però mi rapiscano a me, perché sono in quel momento l'unica lì, non mi va per niente. Quindi per fortuna sono piccola e nera, grazie, e quindi mi metto un velo addosso, non mi si vede più, appena scoppierà una guerra in Svezia io sono fottuta, però nel frattempo... che non è alle viste comunque, pare di no, quindi... Nel frattempo però mi travesto e c'è il tipico abito sciita, l'importante è che ci siano 60 gradi, poi ti metti il velo nero, poi ti metti la abbaia nera, la mia prima abbaia che è questo mantello nero lungo, sotto sei tutta vestita di nero generalmente, me l'ha portata il mio traduttore che era un ex biologo che parlava inglese e arrivava con questa macchina vecchissima che non mi accendeva mai l'aria condizionata, 60 gradi c'era, cioè non mi accendeva mai l'aria condizionata, mi dice mi si fonde il motore, sì ma perché la mettono l'aria condizionata? Niente, io stavo, e poi mi fa ti do questa abbaia, la indosso, eravamo a Najaf che è il Vaticano dello sciismo, la indosso, metto, faccio certo è un po' lunga, comunque ti ringrazio, e sì è di mia moglie, perché io in quel momento non potevo andare a fare shopping della abbaia, e gli faccio beh ringrazia tua moglie, no veramente è morta, quindi poco male. Bene. E comunque così, scusami, riallaccio e vestita oppure la sciita che invece è un pochino più bassa al velo insomma, però io giravo per Baghdad fingendomi una del posto, tanto è vero che in una occasione il problema appunto era il rapimento, due sono stati gli episodi che ti fanno capire qual è la situazione. Uno, ero in macchina, c'erano tanti posti di blocco perché Baghdad è piena, l'hanno messo muri intorno al mio quartiere con delle aperture per controllare, perché c'erano anche 10 attentati al giorno, quindi controllavano ogni macchina. Quindi tu arrivi, la paura era trovano la straniera, è un attimo che se la tirino su e questo non va bene. No. E allora io praticamente mi vestivo tutta, la mia traduttrice donna, perché io in genere preferisco le donne, perché sono un pochino più sveglie su certe cose, soprattutto nell'emergenza. Grazie, mi sento perfettamente descritto, devo dire. Benissimo. E quindi giravamo per la città, ci ferma al solito posto di blocco, non sai se è un poliziotto corrotto, non sai se è un poliziotto finto, non sai se è un'uscita che vuole ammazzare il sunnita, cosa, comincia a chiedere e io intanto mi cerco di mimetizzarmi con la fodera della macchina, parla con loro e gli fa all'autista, alla traduttrice, dove andate, cosa fate? Io andavo ovviamente a casa di qualcuno a fare un'intervista, però non si doveva sapere. Guarda me e mi fa, e lei? E io se parlo lo capiscono che sono straniera, quindi mi ammutolisco e la mia traduttrice, che ha avuto il lampo di genio, fa, la mia cugina del nord sordomuta. Questo mi guarda, fa tanto carina, poverina, andate, andate. E da lì sono diventata la sordomuta di Baghdad. Ed è stata la svolta per il mio lavoro. 20 anni di carriera e ora sono la nota sordomuta di Baghdad. Beh, ma in Italia invece stai zitta se sei muta davvero. Scusa, fai carriera se sei muta davvero molto spesso. No? Invece tu parli tanto. Quindi, senti, no? Chi parla proprio. Io non parlo quasi mai. Senti, nel libro c'è una parte di ricostruzione della vicenda Bin Laden, quindi della cattura, dell'uccisione di Bin Laden, in cui tu metti in dubbio la verità ufficiale, diciamo, cioè vai a toccare punto per punto quelle che sono le incongruenze, che sono molte. Prima dicevamo nel 2001, no? Preistoria. Nel frattempo una delle piaghe dell'informazione mondiale è diventato il complottismo, no? Ecco, come fai, qual è il lavoro che fai sulle fonti per discernere tra quello che è verosimile e quello che non lo è? Perché da fruitore esterno che non si occupa, diciamo, quotidianamente di questo tipo di informazione, per me per esempio è molto difficile, tu che lo fai invece di mestiere probabilmente hai un modo per uscirne vivo. Beh, in genere parti dal presupposto che non ti puoi fidare di nessuno, se non delle persone che tu veramente conosci, che possono essere i tuoi traduttori, i tuoi fixer, che tu allevi in qualche modo. E se non sono, in genere ci sono anche molti giornalisti locali a cui tu fai riferimento, e più questi sono minacciati dal potere, più sono finiti in galera, più rischiano di morire. Infatti due delle persone che intervisto dopo la morte di Bin Laden, mesi dopo verranno uccisi. Perché siamo ancora nei posti dove la violenza sui giornalisti, ma questo vale anche per il Sud America, nell'ultimo mese hanno ammazzato 3 giornalisti in Messico, per chiudere le bocche li ammazzano.
o li mettono in galera. Adesso basta un post su Facebook per finire. Il problema è che se sei sul posto riesci più facilmente a verificare le cose. Lì era chiaro che quello che ci raccontavano gli americani, Obama dalla Casa Bianca, in qualche modo aveva delle crepe in quello che stavo vedendo io in quel momento, parlando appunto con i pakistani, parlando anche solo con i vicini di casa, ti raccontavano un'altra storia, poi piano piano, ma questo ci vuole tempo. Il bello di questo mestiere è che magari dopo anni vengono declassificati dei documenti, ti arrivano dei documenti, parli con altri colleghi, vengono fuori delle cose e ti rimettono insieme il puzzle. Il problema è, ed è quello che mi domandavo io, nel momento in cui viene raccontata una storia, se 10 anni dopo questa storia viene cambiata, la gente è in grado di cambiare l'immaginario che si è creato? Se io, non è successo, domani vi dicessi Bin Laden è vivo, la gente continuerebbe a pensare che Bin Laden è morto in quel modo, che è stato scaricato in mare in quel modo, ed è difficile fare breccia in quello che la gente ormai ha fissato nelle proprie teste, però il nostro lavoro è anche questo. Senti, qual è tra i dettagli, diciamo, che racconti quello secondo te più artefatto? Cioè la sepoltura in mare, il fatto che fosse morto in un conflitto a fuoco, che invece era un'esecuzione, il Pakistan che non sapeva niente e quindi si era fatto allegramente invadere dagli Stati Uniti, spegnendo i radar, quale di queste in quel momento il Pakistan, che è un paese alleato, sarebbe come bombardare l'Arabia Saudita, cosa che non avvenne dopo l'11 settembre, perché in teoria il vero, tra virgolette, colpevole, e solo ora una legge americana permette alle vittime dell'11 settembre di fare causa all'Arabia Saudita, che è stata trovata colpevole di avere legami con i terroristi, che erano tutti sauditi. Però in realtà attaccano l'Afghanistan perché ha commesso l'errore di ospitare Bin Laden. Poi qualche foto ve la racconto perché le vedo passare. E il fatto è che dovevamo scardinare tutto quello che ci veniva raccontato, e non è semplice farlo quando lavori per un quotidiano, una radio, che è tutto veloce, tutto va in internet, ormai quello che viene detto, 9, 10, 20 morti, è successo l'altro giorno, prima hanno dato 10 morti, poi sono scesi a 9 per l'attentato a San Pietroburgo. Aspetta un attimo, cioè dà la notizia corretta, cambia qualcosa se la dai tra un'ora. In Italia tutti stavano dicendo chi era stato a fare l'attentato a San Pietroburgo. Se tu ascoltavi invece la BBC, tutti gli esperti che erano stati chiamati, tutti avevano la stessa risposta. Non siamo ancora in grado di dare un'opinione finché le autorità non dicono, che poi diranno quello che vogliono. Però erano sempre cauti, perché c'è anche una questione di reputazione, che in Italia è stato quasi sdoganato il fatto, non importa, di qualsiasi cosa, poi se mai torni indietro, tanto la gente che gliene frega. No, se dici una cosa e non è la cosa giusta, su altri giornali, tu perdi la reputazione, non ti ci chiamano più. Se tu scrivi una cosa che non è vera su un articolo negli Stati Uniti, tu neanche la lista della spesa scrivi più. Certo, qua? Anche da noi però, cioè, per esempio Oscar Giannino, dopo aver... ho sbagliato esempio, scusate. No, perché noi, devo dire, questa è una battuta, però effettivamente noi rispetto alla reputazione abbiamo un rapporto completamente diverso, cioè è curioso vedere come sia inquinato l'ambiente giornalistico italiano dal fatto che veramente chiunque, ma questo riguarda la politica in generale, possa permettersi di dire le cose più sbagliate e più false e meno verificabili, nonostante questo proceda senza alcuna difficoltà. Devo dire, questo libro mi è piaciuto molto tra le varie cose, perché persino per un profano come me dà comunque delle chiavi di lettura laterali. Per esempio, Bin Laden fosse in qualche modo il ragazzo immagine di al-Zawahiri, se tu hai seguito bene la vicenda, probabilmente lo sapevi no, già, mentre per noi, no, non tu, dico in generale, l'utente medio si è attaccato al cattivo per definizione, all'icona da maglietta, al Che Guevara con la barba lunga, no, invece era effettivamente al-Zawahiri che in qualche modo aveva scelto, aveva puntato su di lui, un po' come Renzi con Gentiloni, no, in qualche modo. Fa una piega proprio. No, però ecco, detto questo, probabilmente abbiamo combattuto per 20 anni un personaggio che era
più un simbolo che un pericolo reale? Cioè, negli ultimi anni sicuramente Bin Laden comunque era prima un alleato degli americani nella guerra ai russi. La famiglia Bin Laden frequentava tranquillamente gli Stati Uniti, tra l'altro aveva persino una casa a Gerusalemme, poi dopo è diventato il nemico. Cosa che succede spesso con gli americani. Per esempio, una volta intervistai il portavoce di Muqtadar Sadr, che era un leader clericale sciita, voluto vivo o morto, ricercato vivo o morto dagli Stati Uniti, adesso è un alleato nella guerra contro l'ISIS degli Stati Uniti. Domani non ci sarà più l'ISIS, tornerà a essere probabilmente un nemico. Questo avviene. Il nostro mestiere è cercare anche di far capire alla gente queste cose. Prendiamo la Siria, chi ci sta più capendo niente, chi sta chi non sta chi, quello con l'altro, 2000 gruppi, uno viene sostenuto dagli americani che però è contro i turchi, quindi i turchi si stanno bombardando tutti a prescindere, non importa quali siano le alleanze, le cose, la gente ovviamente sta sempre sotto, perché ormai le guerre si fanno nelle case, tra le strade, e quindi la situazione diventa difficile per noi da spiegare. Le fonti, ne parlavamo prima, sono difficili da raccogliere perché se magari in certi posti non ci arrivi, quindi cerchi di essere cauto. In questo si insinua tutto quello che anche esce su internet, perché internet è stato per fortuna un pozzo di notizie, di libertà, di cose, ma anche il contrario, chiunque può dire quello che vuole su internet e diventare in qualche modo la notizia. Era successo anche in Libia, venivano detto erano stati uccisi, c'erano state esecuzioni, poi arrivi lì, in realtà non c'era stato niente, perché c'è qualcuno che ha interesse a spingere delle cose. Il lavoro del giornalista è dire stop, io ti garantisco, stando lì, che questo non è successo. Poi a volte puoi sbagliare, ma lo sbagli e lo dici. E vai avanti e cerchi di essere, però se invece questo non avviene, che sono quelle che adesso si chiamano le bufale, le fake news, tutte queste cose che sembrano nuove ma in realtà non lo sono perché ci sono sempre state, però il ruolo del giornalista è quello di fare filtro, garanzia. È una professione, adesso per noi tutti possono fare i giornalisti, basta che ha un telefonino, basta che ha una macchina fotografica, basta che hai un pezzo di carta e sai scrivere, non è così, è una professione, tu non vai dal medico del weekend che durante la settimana fa l'idraulico, non devi leggere cose che le scrive uno che fa anche altro, secondo me, e qua ho cambiato proprio. Sì, però, no, hai aggiunto una qualifica che un giornalista dovrebbe avere, cioè saper scrivere, che non è così diffuso ultimamente, e questo libro è anche un libro secondo me da questo punto di vista molto piacevole. Tu a un certo punto hai una galleria di figure appunto che racconti. Ti volevo chiedere qual è quella che preferisci. Io mi sono segnato appunto Farida, Ferzana, che sono tutte storie peraltro di donne in qualche modo di resilienza, no? Di riscatto, di ripartenza, che poi alla fine in un libro che parla di guerra ti dà una visione, ti dà una prospettiva, ti dà anche un minimo di speranza, che forse magari è quella che vai cercando, insomma, quando ti muovi. Questo non lo so, se vuoi fare lo psicologo... Sì, allora, si sdrai. No, grazie. No, facciamo in treatment, che funziona anche molto bene. Io cerco sempre le storie, mi capita spesso di raccontare le donne perché spesso vengono viste come vittime nei conflitti, ma in realtà superata la fase della vittima, perché effettivamente le donne subiscono più violenza come i bambini, sono più inermi, ma di fatto se sopravvivono sono molto più forti, perché gli uomini o vanno a combattere o scappano o muoiono. La donna invece deve tirare su il resto della famiglia, deve andare avanti, deve in qualche modo preservare quello che è la società futura di quello che avanza di questo paese. E ci sono storie incredibili. Tu nominavi Farida, che lei durante il regime dei talebani, io l'ho conosciuta quando ormai era già grande, quindi era caduto il regime, ma lei durante tutto il regime dei talebani, da quando aveva 10 anni, morto il fratello, quindi le donne non potevano lavorare, lei è andata dai suoi genitori che non potevano lavorare perché il padre era disabile, la madre era una donna, le ha detto io da oggi sono un maschio. Quindi lei per anni, durante tutto il regime dei talebani, ha mantenuto tutta la famiglia, ha mantenuto i genitori e le sorelle. Quando poi sono caduti i talebani, lei ha detto io adesso posso tornare a essere donna, ma non voglio, a me piace lavorare, mi è piaciuto andare a scuola, voglio continuare a essere questo. E per me queste sono eroine.
ma ce ne sono tantissime. In Iraq la donna, il marito viene preso, finisce nella prigione di Abu Ghraib, viene torturato dagli americani, nel frattempo lui sta via per anni dove vive la sua storia, la moglie non ha i soldi, non ha modo di mantenere la famiglia e finisce a fare la prostituta per sfamare i figli. E io queste le trovo donne. Durante il regime dei talebani, tante persone che hanno portato fuori immagini, che hanno aiutato, che hanno creato cliniche clandestine, scuole clandestine, sono state le donne. E io in questo, e mi piace raccontarlo, ma come vado a cercare, adesso in Afghanistan ci sono le ragazze che fanno deltaplano, scortate dalla polizia perché hanno paura che i talebani gli sparino. O che gli americani le abbattano, anche questo potrebbe essere. Dall'alto, insomma ce l'hanno da sopra e da sotto. C'è stato di recente, 10 giorni fa, la finale di Afghanistan, che è l'X Factor afghano, per la prima volta nella storia dell'Afghanistan, in finale c'era una donna, perché le donne non possono cantare, quindi arrivavano sempre quasi verso la fine e poi venivano fatte fuori. Quest'anno è arrivata in finale, ha vinto un maschio, un barbiere rap, con una canzone sulla guerra, e quando ha preso il premio ha detto: però sarei stato anche contento se avesse vinto lei, perché quello che passano le donne afghane, lui tra l'altro una zara, quindi di un'etnia che è stata anche piuttosto perseguitata in Afghanistan. E sono messaggi forti, perché è X Factor in Afghanistan, una roba che durante i talebani ti avrebbero ammazzato. Sì, ma quindi diciamo c'è un talent show afghano che si chiama Afghanistan. Afghanistan. Sono, siamo sicuri che i talebani avessero tutti i torti? Una domanda che ci stiamo... No, però vabbè, io mi immagino tra l'altro i giudici talebani con... Non è bella come cosa. Senti, no, devo dire, è un libro vario che tra le varie cose ha appunto anche una visione geopolitica, perché davvero... riesce a raccontare e riesce a inquadrare nel periodo storico, e secondo me è uno dei pregi, però dà anche risposte a domande banali che, non lo so, forse voi non vi siete fatti, ma io sono veramente, per certe cose, quasi feticista. Cioè, una domanda è: ma perché tutti i terroristi, l'ISIS, ma anche appunto in generale in Medio Oriente, così, hanno le Toyota? Cioè, questa è una domanda, perché? No, perché io volevo comprare un RAV4, poi ho detto non so mai, tra l'altro da quella via che devi prendere una macchina che esplode, prendi una Fiat, quella salta per aria da sola. La no? Corolla, è la Toyota Corolla, che è la macchina delle autobombe, ma perché se tu vai in Afghanistan le Toyota bianche ce l'hanno tutte. Perché ce l'hanno tutti? Perché la concessione l'ha avuta una dei fratelli di Karzai, che era il presidente afghano, e quindi tutti compravano la Toyota Corolla. Noi andavamo in giro, tra l'altro, era divertente perché ti arrivano, l'ambasciata ti manda dei messaggi, ti dice oggi non andare nel quartiere... tale, perché c'è una Toyota Corolla tutte le volte bianca che potrebbe essere un'autobomba. Su tutte e quattro robe, pure io avevo la Toyota Corolla bianca, quindi insomma non era facilissimo. Ogni tanto ti arrivava la targa e sì, se la vedo cambio strada. Sì. Tra l'altro andare a verificare la targa la vedo un filo complicato. Senti, vogliamo commentarle queste immagini, visto che le hai, se ne vuoi scegliere qualcuna? Ma qua tra l'altro sono con Barbara Alighiero, noi lì eravamo alla chiesa... Riusciamo a fermarle così magari le vediamo... Alla volta. Chiesa della Natività a Gerusalemme, non so se vi ricordate l'assedio che ci fu, credevo di riuscire, ma in realtà non ci riesco. E qui avevamo, siccome andavamo tutti i giorni ed era un lungo percorso a Betlemme per andare alla chiesa della Natività, dove c'erano dei palestinesi dentro alla chiesa, avevamo, tra virgolette, dovevamo andare con questi giubbotti pesanti perché il rischio era che ti sparassero gli israeliani, e a un certo punto abbiamo detto: senti, ci facciamo la scritta press rosa e lanciamo una moda. Ho detto: ma chi è che spara uno con il giubbotto antiproiettile? E da lì è diventato il rosa un po' il mio ritornello, perché io giro sempre per esempio con la valigia rosa, lui può... È testimone del fatto che un giorno in Libia, sulla linea del fronte, in mezzo al nulla, vede una con i capelli, io di solito i capelli ricci, anche perché mi diventano ricci, a un certo punto ero talmente incazzata, stavano sparando in questo paese, eravamo a Ras El Hanouf, non mi ricordo, da qualche parte, e lui era in ritardo perché doveva passarmi a prendere, io ero seduta sulla mia valigia rosa in mezzo a una guerra, incazzata come una biscia, che aspettava lui, ma nessuno ha osato avvicinare, li hanno rapinati tutti i giornalisti, a me non si è avvicinato nessuno, e sprizzavo odio da ogni poro. Com'è lavorare con Barbara? Una domanda che si fanno in tanti, credo, qua.
Non guarda, vale. Che posso fare anche un altro libro e raccontare. Vediamo se ho, se ho microfono, perché magari mi ha spento il microfono. Insomma, non, a proposito di non dare voce ai giornalisti, no? Potrebbe c'è fare. Da dire la verità, il microfono chiaramente si spenge. No, come lavorare con Barbara? Divertente, diciamo così, ecco. Se superi lo scoglio delle maledizioni che ti manda e che ti perseguitano per anni, su questo, se sei abbastanza coriaceo da resistere a questo, insomma, le sue avventure sono divertenti. Ma lei dice di essersi vendicata per questa tua battuta sul no, fatto ma lei non di... è che si è vendicata, si continua a vendicare da allora. Questa è la domanda che si ma chiede. Ma anche nel libro stesso che tu hai davanti, sì. A parte mi ha dipinto peggio di come sono, e vabbè, questo... potrebbe sì, essere lo spero un... perché non esce benissimo, non ho potrebbe essere soggettivo, è ma uguale nelle... lui è uguale. Alla fine del libro c'è una battutina, anche di, una frecciatina che io e lei abbiamo capito perfettamente, magari i lettori no, per cui non perde occasione, ecco, mettiamo una cosa. Sei la una delle vittime di Barbara, preferite, diciamo, una perfetto delle... preferite, questo lo pensi tu? No, non lo so, una delle vabbè, vittime, spero possiamo di avere la sia sigla di Clemente. Sandra Raimondo in sottofondo, grazie. Va bene. Vuoi commentare qualche altra foto? Perché abbiamo ancora la bellezza di... No, beh, 12 minuti, ce la possiamo fare. Allora, qui per esempio ero andata a intervistare i talebani, perché ogni tanto devi anche fare l'alt... questa è una storia... Tra l'altro, veramente, una donna nel mondo dei talebani è come un vegano alla saga della porchetta di Ariccia, cioè è complicato, no? Immagino... La... In realtà non è stato complicato, è stato... Io intanto ho detto che ero libanese... anche perché non volevo dire che ero italiana, che rischiavo che mi rapissero. Quindi diciamo, stiamo parlando da una quarantina di minuti e continuano a uscire bugie che tu racconti ogni 5 secondi. Sì, l'importante è che poi il pezzo sia vero. Poi quello che faccio io per ottenere questo pezzo è un altro paio di qualunque maniche. Mezzo, qualunque bugie. Anche perché devo tornare a scriverlo, che per me è fondamentale. Certo. E lì per andare in questo posto ho combinato, ieri raccontava degli errori che uno fa e che quando ci ripensa dopo dice la sto per combinare grossa. A un certo punto mi viene detto che a Kandahar, che è un posto che i giornalisti ultimamente difficilmente vanno perché è molto rischioso, che è la roccaforte dei talebani, mi dicono guarda c'è un aereo che parte lunedì la mattina e ritorna la sera, l'altro aereo è il sabato, quindi se tu vuoi andare devi andare per forza in giornata perché non puoi stare a Kandahar, ti beccherebbero di sicuro, però insomma era già una bella storia. In quel caso andavo per chiamo l'espresso e mi dicono ma no sei sicura, ma è pericoloso, eh? E faccio sentite facciamo così, io vado, non vi dico niente, voi mi comprate il pezzo se io vado. Comunque ero l'unica giornalista che andava da un bel po' di tempo, quindi mi bastava andare lì e vedere cosa stava succedendo in quella città. E fa vabbè sentiamoci dopo, io vado a comprarmi il burka, l'abito, tutto, contatto in questo caso non il mio traduttore, ma ho trovato uno del posto che era il traduttore di Al Jazeera che mi avevano prestato, a lui ho detto che ero spagnola, lui diceva agli altri che ero libanese, io non ci capivo più niente dopo un po', ma tanto nessuno mi vedeva perché io ero tutta burkata e ho detto sotto il burka, avevo anche vestiti. Insomma, prendo questo aereo la mattina del lunedì, l'unica donna sull'aereo, erano tutti i talebani, barboni e tutto, e lì ho la prima genialata. Dico, siccome se mi rapiscono, io non mi porto soldi, io mi porto solo i soldi per il traduttore, così poi quando torno, perché se poi mi rapiscono, mi rapinano pure, mi rompe anche un po'. E seconda cosa, non porto i documenti, perché tanto alle donne sotto il burka non è che gli controllano i documenti quando sali su un aereo. Quindi ho detto non li porto perché se mi rapiscono sempre non scoprono subito che sono italiana, magari in qualche modo me la riesco a cavare. E quindi parto senza soldi e senza documenti. Vado a Kandahar, arrivo in questo posto spettrale, c'era solo quel volo, il resto era stato occupato dagli americani. Vado, mi prende questo traduttore che io non avevo mai visto, ma ero l'unica donna, quindi mi ha preso, e andiamo in giro tutto il giorno. Intervistiamo appunto questi talebani, facciamo la storia. In realtà il pezzo l'avevo tutto, quindi era adrenalina a palla, perché stavo... fosse successo qualsiasi cosa, ero da sola a Kandahar. Finisce, arrivo in aeroporto, pago il traduttore, con i soldi che mi ero portata, arrivo al check-in, c'è questo ragazzo con la divisa, unico volo, tutto, non c'era nessuno in giro, quelli che dovevano salire sul volo. Arrivo lì e gli do il biglietto del ritorno, questo mi fa no. Come no? No, doveva chiamare e confermare.
Scusi, ho preso ieri il biglietto, ho fatto andate, ritorno, confermare cosa? E dentro di me comincio a sudare sotto il burka. Perché cosa faccio? Ero anche lì l'unica donna, tutti gli altri man mano salivano, perché io e 5 talebani imbecilli che non avevamo confermato eravamo seduti lì ad aspettare. Ogni tanto mi avvicinavo e gli dicevo, guarda, mi deve fare salire. E fa, no, guardi, non c'è posto. Dentro di me penso anche, perché in Afghanistan paghi, metti 10-20 dollari, insomma, alla fine te la cavi, dai la mazzetta. E non avevo i soldi per la mazzetta, non potevo richiamare il traduttore, cosa faccio? A un certo punto salgono tutti sul volo e io sono ancora lì, continuo e gli dico, madonna, adesso l'ho fatta grossa, che cosa faccio? Chiamo l'ambasciata, mi fanno un culo, così si può dire. L'hai detto. Il giornale mi dice che non neanche mi conosce, come torno? A un certo punto guardo questo ragazzo che ha la targhetta col nome. Questi sono saliti tutti, sta per chiudere il volo, io mi alzo, vado da lui, se fossi rimasta a Kandahar, cioè il volo del sangue, io non tornavo più, mi avrebbero subito risucchiato. Quindi tutta sudata, agitata, mi avvicino a lui, tolgo il burka, tolgo il velo, tolgo tutto e gli faccio, senti, mi escono le unghie, i canini e tutto, e faccio, senti, adesso tu chiami il pilota sull'aereo, gli dici che c'è una straniera e che mi devi fare salire, se no io adesso chiamo i soldati italiani e non solo vengono a ammazzare te, ma ammazzano anche tutta la sua famiglia. Quello mi guarda e fa, please. Bene, io direi che... Ancora mi agita. Qui ci sta l'applauso. Che bella, me la sono immaginata, devo dire. Stato ecco com'è lavorare con Barbara, insomma. È così, sì, sì. Faranno una fiction su di te e ti interpreterà Beppe Fiorello, perché tanto le fa tutte lui. Senti, allora, siccome abbiamo 5 minuti, se voi possiamo fare un'ultima foto al volo tra quelle che hai qua, puoi scegliere, e poi una domanda, due, insomma, per chi volesse intervenire, perché sennò ci crolla addosso il soffitto e quindi veniamo cacciati a pedate. Questa è un'altra storia che a me è piaciuta molto. Quando c'erano i talebani in Afghanistan non potevano fare sport, quindi tutti quelli che si azzardavano venivano uccisi o comunque avevano chiuso tutte le palestre. Cadono i talebani a Kabul, aprono subito 90 palestre volute dal governo, perché chi fa sport in teoria non si droga, quindi ovviamente parliamo solo di maschi. E fanno i riculturisti, quindi direi che è perfetta, no? Come cerchio. Io ero andata a fare per Didi Repubblica i culturisti, che in un anno non so come fossero diventati così. Questo sembra Aldo di Aldo Giovanni e Giacomo dopo 18 anabolizzanti. Era simpaticissimo. Se lo immagino. Anni dopo, il mio traduttore, che era un ragazzo di 23 anni, laureato in ingegneria, mi dice, Barbara, ho scoperto la prima palestra per donne. Un evento. Cioè, le donne che il loro scopo è fare sposarsi e fare figli. Quindi ho detto, questo in Italia, invece in Afghanistan? E allora mi fa, però è aperta dalle 5 alle 7 del mattino. Come aperta dalle 5 alle 7 del mattino? Perché le donne si sposano a 17-18 anni e quindi praticamente quello è l'unico momento della giornata che sono libere, perché hanno marito, casa, suocera, figli e tutto il resto. Vabbè, andiamo. Lungo la strada, parlo veloce perché ve la faccio breve, lungo la strada questo traduttore, che è un ragazzo laureato ormai in una Kabul dove ormai si usano gli smartphone, c'è internet, le donne ancora però sono abbastanza separate tra uomini e donne, e lui mi fa, sai Barbara, mi piacerebbe, mio padre mi ha detto che è ora che mi sposi, però lì i matrimoni sono combinati ed è sempre stato così, è andato sempre bene, adesso le cose stanno un pochino cambiando. Mi fa, io vorrei scegliermela io. E ho detto, ma scusa, dillo a tuo padre, se ha un buon rapporto vedrai che ti asseconda. E lui fa, no, io per rispetto a mio padre mai farei una cosa del genere. Ho detto, in Italia è uguale. Quindi con questo discorso arriviamo alla palestra. Io mi preoccupo immediatamente che quelle sono tutte donne e il mio traduttore è maschio. Potrebbe essere un problema se queste non gli vogliono parlare. In realtà era un posto chiuso, perché il problema è sempre il vicino, quello che ti vede, che fa la spia. Lì erano tutte insieme, tutte chiuse. Ho chiesto alla proprietaria che aveva aperto la palestra, perché la sorella era stata uccisa perché faceva karate. Adesso questa signora che ha aperto la palestra anni fa è la vicepresidente della Commissione Olimpica
afghana, quindi riuscita a fare un carrierone. Mi fa: nessun problema, chiede a queste 30 donne, tutto a posto. Quello che però io non avevo immaginato, in un paese dove ci sono ancora donne col burqa, velate, con le gonne lunghe, dove un uomo conosce solo la sorella o la madre veramente in faccia, questo traduttore di 23 anni non aveva visto queste donne così sexy. Quindi gli è partito l'ormone. Quindi com'è finita? Non vogliamo saperlo, grazie. Loro si sono caricate e poi le abbiamo intervistate. Io ho detto, vabbè, intanto che gli scendeva il rossore fino alle caviglie, perché eravamo dentro appunto a un film porno, gli facevo, ma allora facciamo domande facili, come va il tuo matrimonio? Questa mi guarda e mi fa, non vedo l'ora che mio marito muoia, mi picchia tutti i giorni. A seconda, no, mio marito è bravo, mi picchia solo quando si arrabbia. La terza, no, mio marito ha sposato un'altra, adesso picchia lui. Insomma, il mio traduttore non si è mai sposato, è l'unico single dell'Afghanistan. Bene, domande? Non ho detto, intanto Emilio Lecce ha fatto i disegni, perché io non so disegnare, certo. Quindi mi ha fatto ovviamente più alta, più bella e più magra, perché è stato, come dice lui, insomma, un certo potere persuasivo, però per il resto, diciamo, i dialoghi sono miei. Vabbè, ti stai sminuendo inutilmente, quindi non è che... Ci sono domande, se no ci cacciano fuori a pedate, quindi se avete un minimo di coraggio, un atto di coraggio, una domanda, eccola là. Una, due, tre. Ci hanno fatto un segno, un minuto, e hanno usato un dito, però per dire uno, ah, non bello. Quindi... fare una domanda. No, lui è... lui è cattivo? No, quelli con la targhetta con scritto staff, è perché lavorano qui, non è una cosa decorativa. Tanto ecco. La mia è molto breve, volevo semplicemente sapere qual è la prossima tappa. Dove vai? Allora, io adesso ho chiesto il visto per la Siria, quindi non vedo... Sì. E quindi spero di andare tra l'altro con Riccardo, quindi riuscirò ancora un po' a fargli un po' di violenza, e che niente in confronto a quello che potrebbe accadere in Siria. E non mi dispiacerebbe anche andare in Iraq a fare un giro, perché ormai è un po' di tempo che non ci vado. Devo dire, l'Afghanistan è sempre nel mio cuore, però ormai ho raccontato qualsiasi cosa, non saprei più che raccontare. Sto aspettando, insomma, che nascano nuove generazioni per poterle raccontare. Mi piacerebbe anche magari tornare in Yemen, perché ci sono stata solo due volte ed è un posto splendido. Oltre geograficamente splendido, è un posto così poco raccontato. Anche se qua c'è qualcuno che lo fa spesso, lì in fondo, bisognerebbe parlarne molto di più. Vuoi ricordare in 30 secondi l'altra tua creatura, quella radiofonica, la web radio? www.radiobullets.com è una radio che abbiamo messo io e una collega che si occupa invece di Estremo Oriente. Siamo adesso una ventina di giornalisti a lavorare, facciamo un notiziario quotidiano in cui raccontiamo le notizie che non si sentono nei media italiani. Quindi, e poi ci sono delle rubriche, una delle quali tiene anche Lorenzo Colantoni, che invece qua ha presentato un suo libro, e cerchiamo di fare un pochino la differenza. Ovviamente adesso, grazie al web, si possono fare anche cose scavalcando i media tradizionali. Quindi quando siete stanchi lo Zoo di 105... Sì, subito dopo passate da lui a noi, o viceversa anche. Vuoi che dica Bullet o Bullet? Dico Bullet. Lo so, faccio apposta. Bulletproof Diaries, Barbara Schiavulli, prendete e acquistatene tutti. Grazie, buona serata.